Oh, bella a tutti ragazzi, bentornati qui il vostro È il Franceschino. vostro Gio. Ah, minchia. Ha l'aria di essere un legno questa missione. Tu dici. Ma hai visto adesso? E sparagli. È stata quasi rasa al suolo. Quel giorno più di 200 membri dell'agenzia. Quasi, ragazzi. Ragazzi, che la voce di questo tipo qua dietro mi fa venire. Mi vuol dire che se vedete le telecamere anche a livello superiore. Se è già stato chiaro prima, ora lo è. Gli Elgar vogliono distruggerci. Sai che non so da dove salire senza evitare di rompere qui. Guarda questo se non è uno stronzo. Solo un muro ci separa da loro. Mio Elgar è uno stato allo spazio, vittima dei generali corrotti e della proliferazione delle armi. Ma ogni tanto ti soffermi a sentire questo. Il nostro sì. Vincente successo non ci illuda. Attaccheranno di nuovo. Invidia il nostro stile di vita perché siamo liberi. Ma come tutte le persone libere, abbiamo i nostri punti. Oh, ciao. Correre, no, lo so. Così che le generazioni future non fanno. Ragazzi, è davvero. Guarda per terra se vedi telecamere, perché. Eh no, ovviamente non è vero. Riusciremo mai a causare loro un dolore comparabile a quello che già provano dentro. Se vogliamo sconfiggerli e cacciarli, è questa la strada. Non ci conviene. Non abbiamo vinto quello che abbiamo toccato dietro. No, che cazzo è successo? Cioè, questo me la devono spiegare. Ah, mi sa che l'hai toccato. Vabbè, vai a prendere il fucile. Non ho toccato, te lo assicuro. Però dai, cosa è successo? Vedi qual è la cosa nuova che ti dico? Dobbiamo andare di là. Sì, ho capito, questa l'abbiamo fatta. Aspetta, devo andare di là. Raggiungi il punto di osservazione. Cominciamo. Non possiamo più vivere nella paura. Anzi, solo 57.000. Buttati di sotto. Dai che arrivano le torrette. Dai che arrivano le torrette. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Ma è stato culo. Guarda che bella l'acqua però. Mi fa una sega, come direbbe un toscano. Quindi l'ha fondata lui l'agenzia, eh? Il bravo Bob. Ho compreso l'importanza del nostro ruolo quando siamo attaccati alcune settimane. La nostra sede, non lontana da qui, è stata quasi rasa al suolo. Quel giorno più di 200 membri dell'agenzia sono morti tra le fiamme. Numerosi cittadini hanno perso la vita. Migliaia di
Stasera c'era il Kinect, parlavi di sgambo. Ti immagini? Il giorno dopo ammazzano, tipo sparagli un colpo. Guarda, ma cazzo, sembrano, cioè fanno più paura loro che le vedette, cioè ti rendi. Culo, qui. Sta di là. È solo una questione di tempo. Il nostro recente successo non. Lo stanno facendo. Invidiano il nostro stile di vita perché siamo liberi. Tu li invidi. Non facciamo credere loro che non abbiamo la risultanza per combattere questa cosa. L'unicazione affronta grandi sfide. Questa è la nostra. È il nostro compito prendere la giusta decisione. Così che le generazioni future non vogliono per le nostre incidenze. Per la terra scritta. Molti riducono dei suoi orrori. Noi abbiamo preso la decisione di affrontare i nostri nemici e i loro ideali alimentati da noi. L'alternativa è a te. E sperare che avremo una posizione che incoraggerebbe ulteriormente il nemico. La strategia di contenimento finora adottata non ha prodotto i risultati sperati. Ha reso più forte il nemico, ha rafforzato le loro convinzioni, si sono attaccati alle nostre pianeta come dei falsi. E il gas non soffre, i gas sono conservati alla sofferenza. Se quello ti guarda non riusciremo mai a causare loro un dolore comparabile. A me che forse viene quasi chiamato. Se vogliamo cazzo fare entrare lì dentro se quello ti sta guardando. Ralph von Vecta, chi cazzo è? Questo guardava di là. Prima ho ringraziato voi tutti per il vostro coraggio. Ma che cos'è il coraggio? Quando siamo ragazzi circondati dai nemici, il coraggio non è solo il desiderio di vivere, è anche prendere coscienza che si possa morire. Non possiamo più vivere nella paura. No, però d'altronde di là c'è più possibilità di passare. Se poi devo ritornare sopra e passo. Ricordo quando gli Elgast arrivarono su Vecta. Si pensava potessimo convivere. Nelle loro sofferenze abbiamo visto la nostra umanità. Ma ci sbagliavamo. Lo avremmo dovuto capire già allora. Gli Elgast hanno rinunciato da tempo alla loro umanità. Bene, sai cosa fare. Un bel colpo in testa. Non hanno i nostri stessi valori. Pazzo. Non meritano la nostra compassione. Proprio in mezzo alla fronte. Questo è perché... Ma secondo te li passiamo attraverso? Ma perché cazzo? Abbiamo riso per una cosa che non si potrà mai spiegare. Cazzo. Vabbè. Dai, comunque
cosa. La cosa che parte nei titoli di coda e poi all'inizio fa molto Metal Gear. È vero. Che dramma. Sembra un po' tipo Il Signore degli Anelli quando io mi ricordo ero al cinema, no? Questo magari te l'avevo già detto. Però ero al cinema e l'ultimo Signore degli Anelli della trilogia, non Hobbit. Ricordo ancora, eravamo tutti seduti. Ogni praticamente sfumatura, no? Sai, cioè quando la telecamera diventa nera e poi c'è l'immagine. E ogni, diciamo, sfumatura, chiamavano sfumatura, non sarà il termine tecnico, però ogni sfumatura c'era tipo la gente che si alzava, si guardava e diceva sì, dai, è bello, però insomma un po' lungo, un po' palloso. E poi riarrivava l'immagine dopo, no? Quindi si risedevano. Così per mezz'ora, mi ricordo ancora, tutto il cinema sopra, sotto, sopra, cioè in piedi, seduti, in piedi tipo seduti. No, volevo fare l'effetto. Vabbè, comunque, insomma, grafica powerful, dai, è qualcosa da ridire sulla grafica. Sulla storia, boh, ragazzi, come al solito. Minchia, boh! No, nel senso, cioè, sono cose, io, prima di esprimere giudizi, solitamente ci devo dormire un po' sopra e riflettere, però... Al di là di questo, la storia non mi sembra certo una delle migliori, il punto, diciamo, forte della serie. Esatto. Il Monte Rushmore con... Esatto, con... Adesso vieni. Dico da quelli veri. Quelli che... Cioè già lo vedi tipo Guerrilla Games? E vabbè, quindi dicevamo, vabbè, grafica bomba, musiche. Non ho trovato nulla di. No, nulla di che, ma indimenticabile. Cioè, nel senso, medie, mediocri, senza lode, senza. Esatto. E per il resto, insomma, boh, next gen sicuro. Longevità, boh. Non è. Allora qual è il punto forte? Mezzo che diciamo la grafica. No, beh, comunque è un gioco. Comunque vi dirò. Vabbè, comunque avete capito. E sì. Quindi non è che ci si può aspettare questo che cosa. No, aspetta, Day One, qual cazzo. Vabbè, insomma. Sì, non ci si può aspettare qualcosa, anche perché questi qua, fate conto che hanno finito di fare l'hardware 2 giorni prima di lanciarla. E questi qua dovevano sviluppare il tutto su un nuovo hardware, che poi era un computer, e cercare di ottimizzarlo per la console. Quindi insomma, i veri titoli li dobbiamo aspettare secondo me sei mesi. Ma sì, come di solito quando esce una console, sì, esatto, si comincia a ragionare dopo un annetto. Esatto. E tra l'altro, però, ho provato il multiplayer e non so se avrò già caricato dei titoli, cioè dei video quando vedete questo. Esatto. Però insomma, il multiplayer non è neanche dei più brutti, diciamo, a differenza di COD, cioè ci sono tutti quei ragionamenti che magari quelle cose in più, quelle cose in più che uno dice basta, meno male, non è il solito COD o perché sapete, il COD, a differenza di questo gioco qui, COD, iniziare adesso, perché io ho entrambi i titoli, ma li ho iniziati tardi, entrambi i titoli, COD e Battle. Però iniziarli dopo è un vero macigno sulle palle, nel senso che tutti ormai sono rodati, hanno livellato, si sono preso le armi migliori, poi sono abituati al... strategia zero in quei giochi, mi dispiace dirlo, però voi correte in mezzo alla mappa, magari vi fa fuori il cecchino, il campero dall'altra parte della mappa, quindi insomma grandi emozioni e grandi strategie, un COD. Invece questo qua, se già vi potete scegliere diversi ruoli, potete scegliere tipo il cecchino, quello d'appoggio, praticamente l'infanteria. E invece la fanteria. Cos'è l'infanteria? È quella. Ma veramente? Nella seconda guerra mondiale era così. E l'infanteria cosa sarebbe? No, è quella pesante, quella dietro che dovrebbe anche fronteggiare. Cioè, non è quella di prima linea. E invece poi c'è quella di prima linea, quella leggera, quella che correte.
hanno tre caratteristiche diverse, cioè tre possibilità di fare upgrade diversi. E devo dire, non è male. Io mi sto dilettando col... Per fortuna questo Quality Assurance Management Ana Barbuta. Cioè, zio, questo ha vinto. È che non è in Italia. Se fosse in Italia, no. Una così non... Questa sera un nome si chiama Ano Barbuto. Già, no, ma ti leggi di quei nomi. Comunque, già siamo già a lead sound. Una cosa che in Rise succedeva dopo 20 minuti di titoli di coda. Però, dici? Non mi ricordo. Sono più corti, sicuramente. Rise, cioè metà del PIL dell'Ungheria. Rise. Vabbè, insomma, quindi andatevi a vedere video in multiplayer se li ho già caricati, se no aspettateli con ansia e gioia. Comunque sono carini. Da zero a secondo me molto meno rispetto a quanto dovrò succare. Quindi livello di succaggio medio basso. Se uno si fa le proprie strategie, per dirti, io già facendo il ruolo d'appoggio, praticamente ho già dopo una o due partite arrivavo già come punto. Perché di fatto, se tu la pensi come un sono io d'appoggio, come dovrebbe essere, e quindi fai di tutto per far sì che la squadra vada avanti, guadagni una caterba di punti. E poi anche soddisfazione, perché di fatto tu praticamente, adesso lo dico qua ma non è uno spoiler, tanto c'è già, però puoi mettere, per esempio, tra le varie abilità che hanno questa fatteria d'appoggio, è anche il rigeneratore, cioè il respawning. Se tu riesci a piazzarlo in un punto, naturalmente se un nemico te lo trova te lo può cancellare, però riesci più o meno a indirizzare dove mandare i nemici, perché naturalmente più ti avvicini all'area avversaria, più la gente quando si decide dove respawnarsi si tuo, no? Quindi tu riesci bene o male a dargli una sorta di impostazione. No, davvero, non ridere. Non sto ridendo. Ah, ok, no, comunque riesci bene o male a dargli un po' un... No, è... Quale? E quindi, insomma, riuscite anche con un ruolo d'appoggio a muovere, a cercare di fare un po' di strategia, roba che in COD è impossibile. COD, cioè, l'ho provato l'altro giorno, li ho avuti per Natale. COD e Battlefield. Allora, Battlefield sono stato tre quarti d'ora a correre per una mappa gigantesca. E poi, cazzo, quando ho trovato qualcuno c'era un cecchino, ma cecchinato. Quindi scene tipo epiche, tipo, oh, finalmente qualcuno da combattere. Pam! Ok, bella. COD è stata un delirio allucinante. Cioè, non riesci a fare tre morti, tre uccisioni di fila. Cioè, praticamente queste mappe sono enormi. Sono già giga conosciute dagli altri, mentre te non le conosci perché l'hai appena preso in mano. Non hai livellato, quindi non hai tutte le armi più fighe. Tu entri in queste mappe, cioè tu corri e pam, vedi questo che cade, muore e vedi che è freddato quello dall'altra parte della mappa col fucile. Sono cose che tipo ti girano i coglioni. E quindi per livellare lì mi sa che dovrò piangere in turco e... Capisce? E soffrire tanto. Non c'è B-Square Gaming. Vedi Briacker, Caroline. Magari c'è Francesco. Forse. Oppure Giorgino. Sei rinomato col nome di Giorgino. Dennis Picche. Insomma, quindi andate a vedere quel video lì. Va bene. E tu cosa pensi di Battlefield? Tu l'hai mai provato Battlefield? No. Non mai provato. Vabbè, ma dillo a loro, io lo so già, però... Io non ho mai provato Battlefield. Comunque la... È meglio Battlefield di COD adesso. Ma tanto avevo detto che erano successi dei casini all'inizio o adesso?
Installazione 40 GB minimo di hard disk. Di hard disk. Sì, praticamente con tre giochi vi siete. Ma ha una campagna. Cioè, Battlefield e Call of Duty hanno una campagna. Guarda, le ho iniziate tutte e due, ma le ho iniziate a Natale, poi sono andato in vacanza come dell'una e dell'altra. Quello che posso dirti è il porting su Next Gen, a mio modo di vedere, è stato fatto. Cioè, qua la grafica non è eccelsa ancora. Qua su Call of Duty. Mentre su Battlefield devo dire che la campagna. C'è un pezzo dove di corridoio dove e mentre cammini vedi proprio le onde dell'acqua, cioè come al solito, però cioè non offline COD, tanto ormai sono robe di due ore, ma no, poco di più, però insomma non è sia per storia, devo dire. Invece tra che l'ho seguita meglio, perché mentre giocavo un Battlefield della campagna mi pia il joystick e lo butto in terra, quindi cioè, ero più impegnato a schivare i colpi di mio nipote che è tipo a meno di un anno. In COD invece l'inizio della campagna offline non mi ha fatto così schifo, cioè c'era qualcosa di leggermente diverso e dici vabbè. Nota di spirito, Andrew, che salutiamo. Io mi ricordo ancora che no, le prime campagne erano belle, io mi divertivo. Non lo so, capo, io non so che non ho mai. Vabbè, però COD dai primi, stiamo parlando del mio liceo, tipo... quindi ci sta che te ci sia passato. Quindi vabbè, no, però era carino, perché per un appassionato di storia, quando ti rifacevi l'attacco a Stalingrado, cioè era carino. Praticamente arrivavi dall'altra parte del Volga, ti buttavano sui barconi, ti decimavano con gli aerei, con gli Stukas tedeschi. Poi arrivavi di là, ti davano un fucile ogni due persone. Cioè, era carino, insomma. Per un appassionato di storia, per la prima volta che lo vedi su grande schermo, con lo schermo, cioè, era bello. Ma mi era piaciuto. No, ma io non... Cioè... Quindi i primi COD erano passabili. Poi naturalmente, cioè, a loro discolpa parziale, c'è anche da dire che però, insomma, cioè, ora inventarsi qualcosa di nuovo per COD dopo miliardi di COD è anche abbastanza... Quanti ne sono? Allora, COD 4 mi ricordo preciso. Ci sono stati due team di sviluppo, quindi Modern Warfare, poi Black Ops dopo, ma è prima. No, ma guarda, sono tanti. Adesso li guardiamo, ma... Ogni volta miliardi. Miliardi, cioè, sì. Anche se quest'anno avevamo letto, avevamo messo l'articolo su Facebook, e non aveva venduto... Al lancio non aveva venduto così tanto, come naturalmente stiamo parlando sempre di... C'è qualcuno che si è rotto il cazzo, ogni 100 uno ha quittato la scena. Sì, ma ora, sinceramente, cioè, uno lo prende per giocare... Però se uno se dovesse... Mi metti davanti un COD, un Bioshock. Vabbè, ovvio, istante, cioè, ma senza neanche pensarci. Vabbè, ma dovrebbe essere il multiplayer solo. Se sei preso molto bene con gli FPS, ti fai le tue... Però io ti dico, il multiplayer, secondo me, cioè già anche questo è un FPS, però aveva quella qualcosa in più, quel qualcosa che ci devi mettere la testa, un minimo. Non è, ma scusa, ma non è per... Il trigante non andrebbe. Allora, sì, ho capito. Ma no, ma anche qua, cioè, abbiamo tutti gli auricolari e tutto, soltanto come fai a fare un commentary, oppure se non conosci nessuno... Tra l'altro io vi direi, gioca con noi, facciamo sto cacchio di Battlefield, a parte che sono un noob, via. Però
Battlefield o Call of Duty, soltanto che se vi dico una roba del genere, penso che quelli che mi hanno aggiunto, penso due persone abbiano. Quindi, avete fatto bene, però. First party QA a me. Tu eri rimasto eri stato troppo. Cioè, ma come fai a guadagnare? Ora giù, ma dimmi, ma come cazzo fai a guadagnare? Ma più che altro, oltre a guadagnare, il fatto che c'hai dei team tipo. Vabbè, il QA immagino che. Perché, per esempio, la Naughty Dog, se tu guardi, non è che abbiano. Sono team grossi anche. Però. A meno che in queste non siano persone esterne a cui si appoggiano. Beh, secondo me il QA sicuramente è esterno. Comunque ti devi pagare lo stesso. No, più che altro, sapendo che è un titolo così. Vabbè, questo l'avranno. Non appena la Sony gli ha detto: raga, facciamo la PS4. Però al di là di questo, un titolo quanti anni ha di sviluppo? Meno 5 medi. Questi titoli qua, naturalmente. Tutta questa gente che devi pagare tutto questo. Probabilmente non la pagano. No, ma uno si dice. Cioè. Beh, GTA, già solo quando avevano annunciato il rimando, io mi ricordo che l'azione avevano. Non indifferente. Poi però. Quanti billion nel primo. Quello serve. Però, cazzo. GTA è GTA. Metti il nome GTA. Fai. Prendi praticamente. Come si chiama quelli? Anna Passione, esatto. Prendi Anna Giulia Passione. Prendi Giulia Passione. Ci metti sopra GTA e vendi decine di migliaia di copie. Perché meno male è così che funziona. Quindi quei titoli lì non fanno testo, ma questi titoli qua, che per esempio Killzone, che ha una tiratura molto inferiore rispetto a un GTA, un COD, come cazzo fai a rimanere ancora a galla? Naughty Dog fa parte del gruppo Sony, quindi anche qualora facciano una perdita lì fuori. Però Angela Padua, forse chiediamo a lei. Dici? Francisco Giù. Arpe verde. c'è Frank Strocco, però. Giorgio Castro, che è il fratello, il cugino Fidel Castro. C'è anche Chavez, c'è Pablo Chavez. Dov'è? C'è anche mio cognato. Hai visto? Sì. Dal Venezuela a Guerrilla Games. Ecco perché è Guerrilla. Vabbè. C'è Lonnie Baranco. Secondo me no. Sarà il classico video da. Di roba per. Col paese. Gente a caso. Però c'è Trisha, secondo me è Trisha. Però c'è Tiffany. Minchia, ma cosa hanno preso le cheerleaders? Tra Trisha, Tiffany, l'altra stronza, come si chiamava? Atsuko Connor ha vinto tutto. Tutto. Quindi alla fine Sinclair è morto. Magari aveva. Magari era giubbotto antiproiettili. Lei mica gli ha sparati.
Cioè, noi abbiamo sparato in testa, ma poi il gioco gli ha sparato nel petto. Tra l'altro, cosa faranno? Continueranno con un altro kill? Non ho detto. Dopo un po' anche tu sei Technology Group, c'è Lerner. È il fratello di Gad, si chiama Ned Flanders. C'è anche Michael Spence della famiglia Game Tech Team. Tom Van Dyck ha vinto. Ci sono un sacco di irlandesi qui. C'è Monique. Andy Bui. Se tu l'avresti mollato o ti saresti perso? Ah, quello no. In 30 secondi di tolleranza ce l'ho, però... Adesso tipo... Tutt'altro. Knock sta per tu che sei. Knock non è. Oh, siamo al marketing e PR. Di Noxnos. Bei cazzo. C'è Nicola Berry. Copia del videogioco. Non lo so. Ah, hai lavorato 4 anni per noi e avrai il gioco. Tu pensa che se già solo se questi stronzi compiono il gioco. Sono allora. Poveri. Mitzpah Brown. Garcia. Carlos Mondo. Stanno che non abbia. Il Diablo 3 c'è. Qualche Noboru. Io le faccio tutte le vuol dire che qualcuno te l'ha mandato. Tanto c'è Andrew. Questa parte di video. Ci domandava se andavamo là. Mai. Prodotta anche in... Sì, e per tradurlo... Cinese mandarino. Sì, hanno tirato tutta questa gente. Figa. Cocolau. Io mi fiderei di uno che si chiama Cocolau. C'è Edmund Zo. Ming Yung Yu. Coreano. Cazzo, in Corea hai i nomi? Ma dall'articolo che mi hai mandato tu, Corea... Io... Cioè, è evidente. Secondo i giappi. Ma secondo me perché gli Stati Uniti fa male.
due anime il paese. Ma no, capo, guarda che ci sono, c'è un oligopolio pazzesco, ci sono dei prezzi allucinanti. Non sto scherzando, mica si lamentano tutti, anche la gente che abita nei posti. Ovvio che se abiti, figa, nella fottuta Louisiana, accanto a una palude di zombie, magari il tuo internet non sarà tipo a 100 megabit. Tra l'altro mi pare che siano le più, le compagnie più profitable del mondo. Investiamo subito. Non lo so. Hanno fatto cartello, quindi. C'è un studio Kei Urano. Che bel nome è Kei Urano. Ti chiami di cognome Urano. E qui lo chiamerò Giorgio Net... C'è Rina Suzuki. Dove, dove, dove? Sakiko Hen. Scusa, e c'è ancora Kei Urano, è un altro, è tipo lui che si è... Dov'è? L'ultimo. Cosa vuol dire FP? Quest on a quest, no? No, questions. Come lei, no? Cioè, loro fanno le previsioni e poi tu domandi. Meguri. Ugo Ricard. I coglioni, però, cioè, ti giuro, non finirà mai. Guarda, Guerrilla Games deve fallire. Quanti milioni di minuti siamo arrivati? Ma due ore, cazzo. Schindler List è più corto. Sono di titoli di cuore. Dai, basta. Yasuro. Cioè, ma manchi avessero dato un euro a ogni stronzo qua dentro. Cioè, a metà del fatturato devo fotti. Contractors and external companies. Quindi tutti quelli dietro, quelli prima non erano interni. Cioè prendono degli animatori da fuori. Sì. Animatore del villaggio. Però cioè dopo avere 20 miliardi di persone alle pigliano 4 tutti in piscina per l'acqua gym. Prendono animatori da fuori, ma ti rendi conto? Cioè quello è il loro combi. Additional writing, cioè ci sono, cioè non solo per fare questa storia dove non succede praticamente nulla, hanno pagato della gente, ma hanno pure pagato della gente esterna. Sicuramente non hanno mandato il copione a Stephen. Secondo me è finito però. Natural Motion Morphe. Una gaussiana e c'è un tipo che nano animal. Cos'è Six More Vol? Qua Six More Vol. Sai chi sono? Sui quaderni Vecta. Ho fatto il disegnino. Tipo il Fuxas dei videogiochi. Ma infatti, cioè, quello che non capisco è che comunque così tanta gente. Cioè, come cazzo fa a esserci? Minchia, cioè, è troppo frammentato. Cioè io devo ancora mangiare, sono ancora qui che mi sto tipo arruverando, anche tu. Chang Chang.
Ma io vado a farmi. Vabbè. Intanto, secondo me, io vorrei avere la statistica di quelli che hanno avuto il coraggio. Allora, chi ha avuto il coraggio di ascoltarci fino a qui deve scrivere tra i commenti, non so, Duomo di Milano. Quindi scrivete tra i commenti Duomo di Milano e io capirò che vi siete visti i video fino adesso, che probabilmente non è ancora lontano dalla fine, però insomma scrivete Duomo di Milano e io capirò che siete arrivati fino a qui. Sono le parole in codice. Sì. Ah, che poi ti vorrei far ricordare che noi abbiamo la statistica retention. Dice quanti di voi sono rimasti a vedere il video fino a un minuto. Ah, quindi in realtà non ci serve neanche bisogno di questa cosa. Però. Ah, grazie per aver giocato. Veramente arrivato alla fine. Con Peng Liu, Xu Chao Wang, Zifu Li e Ong Yan Ma e Zi Hun Shi. Thanks for playing. Wow. Ma, ma sbaglio sono durati più i titoli di coda che tutto il gioco. La durata. Thanks for playing sembra la ragazza di PewDiePie quando fa Thanks for watching. Bene. Bene. Ciao a tutti.